Allora, io sono Marina Salomon e sono qui perché da un lato Doxa Pharma, che è una società di cui faccio parte, si è coinvolta nell'evento Call for Brain e dall'altro io avevo scritto così per affetto e stima, credo via Twitter, a Francesca tempo fa. Io credo sia un evento speciale, di cui in Italia non abbiamo molte esperienze comparabili, speciale per libertà, verità, modernità, che unisce la serietà e il rigore della scienza con l'umanità di una testimonianza, di tante testimonianze. È stato bello condividere momenti di parola, di confronto, ascoltare contributi che arrivano direttamente dagli Stati Uniti e a me ha insegnato tanto, ho voglia di tornare, ho voglia di esserci. Riguardo al mio rapporto con Francesca e Roberto, io gli voglio bene, li stimo tanto e ho vissuto un pezzo, una storia simile a loro con un figlio. E credo che quello che loro ci stanno insegnando è cogliere la positività e la possibilità di un futuro buono e non la paura e non altro di fronte anche alla fatica di un'esperienza. E su questo non c'è altro che condividere, come dicevamo stamattina, non c'è altro che scambiare ciò che ciascuno di noi può dare in termini umani o scientifici o di comunicazione o altro. E solo così costruiremo un futuro buono e una possibilità di superare i momenti duri o i problemi che per altri sono irrisolvibili.